Ponte d'Adda, stazione di Ponte d'Adda. Buongiorno amici di Gita in Treno. Oggi vi porto alla scoperta del Parco Adda Sud e dei suoi borghi, per una giornata all'aria aperta tra natura, sport e cultura. Grazie al biglietto Train and Bike Parco Adda Sud è possibile viaggiare in treno andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia a Ponte d'Adda e noleggiare poi una bicicletta per un giorno ad un prezzo speciale. Non sarò da sola in questa esperienza. Con me Giovanni Pedretti, dirigente della Cremonese Arvedi. Ciao Giovanni! Ciao a te Nicole! Ci dirigiamo a piedi dalla stazione di Ponte d'Adda nel centro della cittadina di Pizzighettone, in Piazza d'Armi. Sono circa 500 metri. Qui, presso l'ufficio turistico Gruppo Volontari Mura di Pizzighettone, ritiriamo la bicicletta a noleggio. Benvenuti a Pizzighettone, vi consegniamo le mountain bike con le quali farete un'escursione in tutta tranquillità lungo tutte le rive dell'Adda. Il Parco Adda Sud, in continuità con il Parco Adda Nord, inizia a rivolta d'Adda e prosegue fino al fiume Po, a pochi chilometri da Pizzighettone. Da qui si snodano diverse piste ciclabili, che attraversano boschi e aree rurali e che accompagnano i visitatori alla scoperta di piccole cittadine da cartolina. Nel ciclismo si è da soli a pedalare ad affrontare il percorso, però è uno sport di squadra. Quanto conta l'affiatamento tra i compagni e soprattutto quando è più importante? L'affiatamento tra i compagni conta moltissimo nel ciclismo e nelle discipline di squadra. È importantissimo perché chi è esperto, comunque appassionato e guarda le corse lo potrà ben capire. La squadra è fondamentale per supportare il capitano, per portarlo alla vittoria, per tenerlo davanti, per tirare la volata, per prendere una salita in prima posizione e quindi l'affiatamento è molto importante. Però è anche vero che nel ciclismo sei tu che pedali sulla bicicletta e quindi insomma è l'unione tra queste due cose. Siamo tornati dal gruppo volontari Mura di Pizzighettone per riconsegnare le biciclette e per una visita guidata alla cinta muraria della città, in compagnia di Gianfranco. Giovanni, grazie di avermi accompagnato in questa mattinata di sport. Grazie a te, Nicole. La città di Pizzighettone ha delle origini antichissime. Fu fondata nel VI secolo a.C. dagli Etruschi, fu poi conquistata dai Celti e nel 223 dai Romani. La costruzione del castello inizia nel 1100 da parte dei Cremonesi, mentre le nostre mura furono iniziate dai Visconti alla fine del 300 e poi completate dagli Sforza. Ma la particolarità delle mura di Pizzighettone sono le casematte che le rendono uniche in tutta Europa, perché sono tutti ambienti comunicanti che circondano completamente Pizzighettone e il suo quartiere di Gerno. Sono costruzioni settecentesche fatte dagli austriaci per ospitare una guarnigione anche di 3.000 soldati. Dalla chiesa di San Pietro proseguiamo a piedi per circa 400 metri, fino all'imbarcadero in via Mazzini, località Gera. La nostra gita prosegue con un rilassante tour in battello risalendo il fiume Adda, per ammirare le bellezze naturalistiche del Parco Adda Sud. Benvenuta a bordo, Nicole! Il biglietto speciale di Trenord Navigare sull'Adda, nato dalla collaborazione con l'omonimo consorzio, comprende il viaggio d'andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia alla stazione di Ponte d'Adda e la navigazione in battello sul fiume. Che panorama, Carlo! Nicola, è veramente bellissima questa cosa che vediamo. Alterniamo tutti i sabati e le domeniche un giro che è un mix tra natura e storia, perché facciamo un tratto in mezzo all'ambiente nel Parco Adda Sud e poi questo tratto di Pizzighettone, città murata, che offre uno spaccato di storia incredibile. A piedi, in pochi minuti, facciamo ritorno alla stazione di Ponte d'Adda. Si conclude così la nostra giornata nel Parco Adda Sud, un'escursione tra sport, natura e cultura adatta a tutta la famiglia. Questa è solo una delle tante idee proposte da Trenord per una gita a contatto con la natura. Altri suggerimenti li trovate sul sito www.trenord.it nella sezione Gite in Treno. Arrivederci alla prossima gita 100% green con Trenord.